Alleluia! Nel libro del profeta Isaia scritto, al capitolo 24, al verso 19, dice così la parola di Dio: la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra travalerà violentemente, rileggo, la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente. Cari, l'Italia sta vedendo con i suoi occhi il compimento di queste profezie, questa raffica di terremoti che sta colpendo questa nazione italiana. I terremoti stanno facendo tremare l'Italia, ma tutto ciò fu predetto dagli antichi profeti del Signore, perché verrà un terribile giudizio su questa terra piena di peccato, su questa nazione idolatrica. L'Italia sta vedendo i giudizi del Dio Onnipotente. Una raffica di terremoti stanno colpendo il centro dell'Italia, proprio lì dove c'era l'impero romano. I giudizi di Dio arriveranno, perché Dio, alleluia, vendicherà il sangue dei suoi martiri. Gloria al Signore, perché Dio vendicherà il sangue dei suoi santi. Sapete voi che l'impero romano ha ucciso tanti cristiani nella storia. L'impero romano uccideva gli uomini che predicavano così, come sto facendo anch'io oggi. L'impero romano, cioè l'Italia, si è macchiata con il sangue dei servi di Gesù Cristo. Ecco perché i giudizi di Dio stanno arrivando su questa nazione. E ciò che verrà sarà molto peggio. Verrà una terribile devastazione. Verrà una terribile distruzione. Ma il Signore vuole salvare quelli che si pentono. Il Signore deve salvare le anime che si pentono. Il Signore vuole salvare la tua anima di una terribile distruzione che Dio ha decretato sulla terra per colpa dei peccati. E i giudizi di Dio cadranno dal cielo come nei giorni di Sodoma e di Gomorra, come nei giorni del diluvio. Dice la Bibbia, Gesù Cristo ci ha insegnato, gloria a Dio, alleluia, che gli ultimi tempi saranno simili ai giorni di Noè. Guardate, quando Noè iniziò a costruire l'arca, la maggior parte degli esseri umani erano ribelli come voi oggi, erano duri di cuore come voi oggi, ma Noè costruiva l'arca perché Noè aveva ascoltato la voce di Dio, e Dio gli disse: io manderò un giudizio, manderò un diluvio sulla terra. E Noè ubbidì al Signore e iniziò a costruire l'arca. E così avverrà in questi ultimi tempi. Io sono qui a predicare perché io ho ascoltato la parola di Dio che era verità. Il tuo peccato ti trascinerà alla perdizione perché non hai voluto credere nell'amore di Dio, perché non hai voluto accettare la grazia e speranza dell'amore di Dio, del perdono di Dio. Ma come fai a non accorgerti?
tua infermità spirituale. Gesù Cristo, l'agnello di Dio, che ha dimostrato il più grande amore, il vero amore, lo ha mostrato Cristo su quella croce. Alleluia, perché su quella croce il Signore di Dio morì per darci la salvezza. Non chiudete i vostri cuori, aprite i vostri cuori a questo messaggio di verità, a questo messaggio.